buongiorno a tutti, ringrazio Sottosopra per avermi invitato a partecipare, anche se a distanza, ai vostri dibattiti e alle vostre discussioni, e ringrazio anche per l'attenzione tutti coloro che stanno partecipando a Intersezioni, a questa scuola estiva di politica internazionale molto interessante. Io non parlerò a lungo, io credo di poter dire che ormai tutti si sono accorti che la guerra in Ucraina ha scatenato un rimescolamento generale delle carte e degli equilibri internazionali. Non tanto forse nel quadrante più interessato, che è quella dell'Europa, dove peraltro sono successe e stanno succedendo cose importanti, ma in un quadro più ampio, in un quadro globale. Partiamo però dall'Europa, vicino a noi, siamo molto interessati a quello che sta succedendo. Come prima conseguenza della guerra in Ucraina c'è stato un netto spostamento degli equilibri interni all'Unione Europea. L'Unione Europea stessa si è ancor più avvicinata agli Stati Uniti e poi si potrebbe discutere se in una posizione di subordinato o in una posizione paritaria. Io credo che una posizione paritaria l'Europa con gli Stati Uniti dal punto di vista politico non l'abbia mai avuta, ma appunto se ne può discutere. Però quello che è successo all'interno dell'Unione Europea è stato uno shift importante dei pesi e dei poteri. Quello che era l'asse dell'Unione Europea, quello franco-tedesco, tradizionale, non lo è più, non è più l'asse portante, la spina dorsale dell'Unione Europea. Adesso sono più importanti, dettano più le condizioni, paesi come la Polonia, come i Baltici, ovvero tutti quei paesi che entrarono nell'Unione Europea con l'allargamento, quando il Presidente della Commissione Europea era Romano Prodi, con quell'allargamento che portò all'ingresso di 10 paesi contemporaneamente, ed entrarono in quel momento nell'Unione Europea con una mossa estremamente gradita a Washington e agli Stati Uniti, ovviamente, tutti i paesi dell'Est Europa che avevano un tradizionale atteggiamento di, diciamo così, scetticismo nei confronti della Russia, scetticismo è ovviamente un eufemismo, e che sono andati fino all'inizio della guerra in Ucraina a costituire una specie di cordone sanitario antirusso o comunque russo scettico all'interno dell'Unione Europea. Sono questi adesso i paesi che dettano il passo e sarà così sicuramente fino a quando durerà questa guerra. Ci sono paesi però come la Polonia che si stanno attrezzando anche al dopoguerra, si stanno attrezzando per la Polonia si sta attrezzando per esempio dal punto di vista energetico, ha stipulato una serie di accordi, ha costruito dei rapporti, delle relazioni attraverso gasdotti e oleodotti con paesi produttori come la Norvegia, al chiaro scopo di tramutarsi nello hub energetico dell'Unione Europea di domani. Non dimentichiamo quello che è successo nel frattempo, cioè i gasdotti Nord Stream fatti saltare, guarda caso, in un modo che ha evidentemente penalizzato la Germania. Quindi se già questa trasformazione interna all'Unione Europea è importante e segnerà indubbiamente i prossimi decenni. Però ci sono trasformazioni ancora più importanti in giro per il mondo, diciamo così, che sono evidentemente conseguenti alla guerra in Ucraina. Per esempio lo spostamento verso est della stessa Russia. Io ritengo personalmente che questo sia una grande tragedia, la vera grande tragedia di tutto questo, naturalmente fatto salvo le sofferenze del popolo ucraino, i morti, i sacrifici crudelissimi che molte popolazioni devono fare in questo periodo. Però da un punto di vista più generale, da un punto di vista, se vogliamo, geopolitico, io credo che la rinascita di questo muro di Berlino all'interno dell'Europa e questo continente europeo che in qualche modo si spezza in due con l'ovest europeo che va sempre più verso ovest, cioè verso gli Stati Uniti, e l'est europeo, cioè la Russia, che va sempre più verso est, cioè verso la Cina, sia un grande dramma, sconteremo le conseguenze molto a lungo perché non c'è niente da fare, la Russia è Europa e l'Europa non è completa senza la Russia, basta vedere la storia, la cultura, l'arte, tutto quello che ci ha formati nel corso degli ultimi secoli. Naturalmente
lo spostamento verso est della Russia porta con sé un ruolo accresciuto della Cina, perché la Cina sta approfittando di questa necessità russa. Faccio un esempio molto sciocco, il Ministero dello Sviluppo Digitale russo ha appena in questi giorni comunicato che il 75% degli smartphone attivi in Russia è di produzione cinese. Questo avviene anche forse in una misura, anzi sicuramente in una misura inferiore, ma per esempio sul mercato dell'automobile. Quindi la Cina sta mettendo radici che sono economiche, ma poi diventeranno politiche, se non lo sono già diventate, in Russia, e questo naturalmente aumenta il peso specifico della Cina, che infatti per gli Stati Uniti è il vero avversario. La Russia è un combattente a cui bisogna tagliare le unghie, ma il vero avversario dal punto di vista strategico e per il futuro degli Stati Uniti è chiaramente la Cina. La Cina che a sua volta sta approfittando di questo sconquasso globale per come dire, mettere i piedi, mettere la mano in regioni in cui prima il suo ruolo era marginale. Pensiamo al Medio Oriente, non all'Africa dove la Cina è presente da tempo, ma pensiamo al Medio Oriente. Questa mediazione che la Cina ha svolto tra Arabia Saudita e Iran, che proprio in questi giorni, nei giorni in cui sto parlando, si sono, dopo 7 anni di ostilità al limite della guerra, si sono di nuovo scambiati gli ambasciatori, è una mossa che può cambiare tantissimi equilibri. E non a caso, proprio credo un paio di settimane fa, è arrivato in Arabia Saudita, passando attraverso l'Iran, il primo carico di merci partito dalla Russia. Perché ovviamente c'è anche una questione non solo di spazi politici, ma di spazi geografici e quindi di linee di comunicazione, linee di commercio. La mossa della Cina per provare a conciliare Iran e Arabia Saudita potrebbe avere delle conseguenze vastissime. Pensiamo per esempio allo Yemen, pensiamo al Libano, pensiamo alla Siria, cioè 3 campi in cui Iran e Arabia Saudita si sono contesi per molti anni, in tutti gli anni recenti, un'influenza politica ed economica. Pensiamo se dovesse avvenire una conciliazione anche in questi paesi, in seguito all'accordo, al nuovo accordo tra Iran e Arabia Saudita. Pensiamo a una Siria che non è più disastrata dalla lunghissima guerra che non è ancora finita e dalle sanzioni economiche, ma una Siria in cui per esempio i sauditi e con loro i paesi del Golfo Persico, che in qualche modo seguono l'influenza saudita, ecco, una Siria in cui questi paesi investissero, collaborassero allo sviluppo e alla ripresa economica. Pensiamo a uno Yemen pacificato, in cui l'Iran smette di armare gli Houthi e l'Arabia Saudita smette di bombardare a tappeto. Pensiamo a un Libano dove gli sciiti di Hezbollah, aiutati dall'Iran, da decenni si contendono la supremazia con i sunniti, appoggiati invece dall'Arabia Saudita. Ecco, il Medio Oriente in seguito a questo accordo potrebbe, ovviamente non lo sta ancora facendo, ma potrebbe cambiare in una misura radicale che non necessariamente andrebbe incontro ai desideri e alle speranze degli Stati Uniti e dell'Occidente. Ecco, io ho, come dire, buttato lì qualche elemento solo per sottolineare il fatto che questa guerra in Ucraina è palesemente ormai non è più una guerra della Russia per appropriarsi di un pezzo di Ucraina o di tutta l'Ucraina. È una guerra, come peraltro ha detto lo stesso Putin e come hanno detto i suoi uomini, è una guerra per cambiare gli equilibri globali. Un altro segnale di questo intento, e il ministro degli esteri russo Lavrov lo ha sottolineato nella sua maniera, come dire, ironica ma anche piuttosto aggressiva, che in quella maniera che gli è tipica. Lavrov ha detto, in seguito alla riunione dei BRICS che si è svolta in Sudafrica in agosto, ha detto
In Occidente parlano, noi lavoriamo con i fatti concreti. Il fatto concreto a cui si riferisce Lavrov è l'allargamento dei BRICS, che da 6 quasi raddoppiano diventando 11. Questo allargamento è uno dei tanti segnali di questo mondo in movimento di cui stiamo parlando ed è stato accolto in Occidente in due modi diversi. Da un lato, in qualche modo sottostimandolo, dicendo vabbè, i BRICS sono una specie di club economico, di associazione economica, va bene così. E dall'altro invece sovrastimandolo, cioè parlando di un pericolo, di una coalizione anti-occidentale. Ora, io credo che sia sbagliata sia l'una sia l'altra interpretazione. Credo che l'allargamento dei BRICS sia il segnale che indubbiamente c'è un certo numero di paesi stanno approfittando di questo sconvolgimento globale per ritagliarsi dei margini di autonomia maggiori rispetto agli equilibri precedenti e alleanze precedenti. Ritengo anche che non si debba però immaginare che i BRICS siano una coalizione anti-occidentale. Non vogliono esserlo perché ci sono paesi all'interno dei BRICS come l'India, che ha uno strettissimo rapporto con gli Stati Uniti in funzione anticinese, come il Brasile, che non hanno alcun interesse a mettersi in urto con l'Occidente e con gli Stati Uniti. Non solo non hanno interesse, ma non hanno alcuna volontà, non ci pensano nemmeno. E sono paesi importanti all'interno dei BRICS. E idem come sopra quelli che stanno entrando. Io non mi immagino, per esempio, l'Arabia Saudita, che pur, come dire, facendo molte azioni per rimarcare una propria autonomia, si voglia mettere in urto con il tradizionale alleato americano. Nello stesso tempo, i BRICS, ripeto, segnala, l'allargamento dei BRICS segnala palesemente il fatto che, chiamiamolo così, il cosiddetto secolo americano, cominciando in realtà è un secolo e mezzo, ha perso il suo appeal o parte del suo appeal e sta stretto a molti paesi. Io credo che questa volontà di maggiore autonomia vada rispettata e non vadano amplificati certi timori. Per esempio, uno degli obiettivi di cui si parla spesso, ne parlano soprattutto i russi, è quello della dedollarizzazione dell'economia internazionale, cioè ridurre il peso del dollaro, che è oggettivamente più dell'esercito e delle forze armate, l'arma più potente che hanno gli Stati Uniti per controllare la politica globale. Però la dedollarizzazione è un obiettivo che, se mai dovesse verificarsi, va annoverato tra gli obiettivi del futuro lontano. Oggi le transazioni in dollari a livello mondiale sono pari al 46% del totale ed è il record storico assoluto. Per fare un esempio, un confronto, le transazioni internazionali in yuan cinese sono il 3%, quindi non parliamo dei rubli, non parliamo delle rupie, ecco, quindi voglio dire, la dedollarizzazione non è uno spettro che si agita già nelle anticamere delle nostre banche. Quindi io credo che di questo mondo che cambia vada presa soprattutto coscienza. Troppo spesso, secondo me, l'Occidente considera che tutto ciò che non va incontro alle proprie politiche, ai propri valori, ai propri desideri sia ostile. Ma io credo che questo atteggiamento produca ostilità, non produca invece, come dire, concordia o acquiescenza. Credo che si debba accettare il fatto che questo mondo sta cambiando e che noi non sappiamo esattamente in quale direzione. Può anche darsi che cambi per il peggio, noi non lo sappiamo. Che però questo cambiamento vada seguito con attenzione, non con una ostilità pregiudiziale, e vada anche in qualche modo accompagnato. Perché il fatto che molti paesi richiedano una maggiore autonomia strategica, richiedano in sostanza di poter gestire più direttamente le proprie sorti, è uno sviluppo naturale. Noi non possiamo pensare che tutto dipenda dai nostri consessi. Quando si riunisce il G7 abbiamo il G7 le immagini, i servizi giornalistici, fotografici tendono a trasmettere l'immagine che quello è un consesso dove si decidono le sorti del mondo.
Si decidono molte sorti, questo è vero, ma non più quelle del mondo, non è più come 20 anni fa o 30 anni fa. I BRICS in forma allargata a 11 controlleranno, a partire dall'anno prossimo, quando questo allargamento verrà sancito, controlleranno il 36-37% del PIL mondiale. Il G7 ne controlla il 41-42%, quindi ci siamo quasi. Stiamo attenti a non porci in una posizione di ostilità pregiudiziale, perché raccoglieremmo, io credo, ostilità e non invece collaborazione. Allora, abbiamo, ricapitolo comunque alcuni punti che sono stati toccati, perché sono quelli che approfondiremo nella giornata di oggi. Diciamo, i più grossi fattori di disturbo dell'ordine, diciamo, dell'equilibrio attuale sono, tra i tanti, ma insomma quelli più importanti, la guerra russo-ucraina, che coinvolge però anche i paesi dell'Europa e gli Stati Uniti, l'avvicinamento tra popolazioni del Medio Oriente storicamente ostili come l'Iran e l'Arabia Saudita, grazie, diciamo, all'intermediazione della Cina. Cina che rappresenta comunque l'economia maggiore e anche quella più velocemente crescente sia a livello economico che demografico tra i cosiddetti BRICS. Io non so se qualcuno, cioè qualcuno che non ha mai sentito questa espressione o non sa cosa siano i BRICS, però brevemente sono un consesso di paesi che fino a poco tempo fa, appunto, rappresentavano, comunque venivano da un cosiddetto terzo mondo, ma che sono, come dire, si sono ormai avviati a diventare comunque una potenza o comunque un attore geopolitico importante che farà sicuramente sentire il suo peso. Non si tratta di una unione poi, diciamo, strettissima politica ancora, come può essere magari per esempio l'Unione Europea, ecco, è qualcosa di più informale, però vedremo anche che si sta strutturando sempre di più. A questo fa seguito anche la Fulvio la chiamata, insomma, si chiama de-dollarizzazione, cioè tentativo più o meno consapevole, ma ormai in atto, di molte economie di rendersi un po' più indipendenti dall'uso del dollaro come valuta per gli scambi internazionali. Perché? Perché chiaramente questa è stata magari più volte utilizzata come leva, come arma contrattuale da parte degli Stati Uniti per ottenere o far valere di più la propria volontà politica, e quindi questo è il segno sicuramente di una esigenza, di una volontà di tanti paesi di rendersi più autonomi, giocando questa partita globale tra molti attori, dove prima sembrava, per un periodo almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, esserci un solo, la Seconda Guerra Mondiale, insomma, diciamo dalla fine della Guerra Fredda con la caduta del Muro di Berlino, sembrerebbe esserci appunto una sola superpotenza. Non siamo ancora arrivati forse a un mondo multipolare, ma sicuramente siamo molto vicini. Ne parleremo adesso con chi ne sa qualcosa in più. La connessione, intanto ne approfitto per passare la palla a Fabio Mini e chiedergli qual è la sua opinione, la sua prospettiva sulla strategia cinese, cioè come a suo avviso la Cina sta giocando questa partita, se appunto l'avvicinamento con la Russia rappresenta per la Cina una prospettiva vincente, se questa prelude in qualche modo a un confronto più diretto. Basta tenerlo lì. Non ti preoccupare.
La tecnologia, l'intelligenza artificiale, dove stanno queste cose? Noi non abbiamo neanche l'intelligenza naturale. Neanche quella naturale. Grazie, è vero, è vero. Siamo carenti in pratica. Sì, la Cina, dove va, che cosa fa, che cos'è? Sono tutte domande filosofiche, no? Chi siamo noi, dove andiamo, che cosa facciamo? Io dalla mia esperienza di alcuni anni fa, che è proseguita per un po' anche dopo il mio percorso in Cina, che è cominciato nel 1989, poi praticamente è proseguito sul terreno dal 93 al 96 e poi ancora sul terreno un po' a destra e a sinistra fino al 2007-2008, quando ho fatto parte di un panel per la gestione della sicurezza dei grandi eventi, in pratica le Olimpiadi a Pechino, un panel che era organizzato dalle Nazioni Unite e mi ci hanno inserito. Poi sono in contatto ovviamente con tutti quelli che ho conosciuto durante il mio periodo di permanenza in Cina, sono in contatto con Chao Liang e Wang Xiansui, questi due ex colonnelli, adesso sono generali in pensione tutti e due, che avevano scritto quella volta il libro da me introdotto in Italia che si chiamava Guerra senza limiti, e che io ritengo un punto fondamentale anche per i ragionamenti che tutti quanti in Occidente hanno poi cominciato a fare sul tipo di guerra che dovremo affrontare e che stiamo anche in parte affrontando. E Chao Liang, che ci ha anche deliziati con il suo libro del 2015, L'arco dell'impero, in cui ha cominciato non a prevedere, ma ha cominciato a pianificare quella che adesso viene chiamata de-dollarizzazione. Lui non è soltanto l'ha teorizzato, ha messo anche i paletti per un'applicazione pratica, e questi paletti, almeno un paio di questi paletti, si stanno attuando oggi. Proprio non dico a causa della guerra in Ucraina, ma in occasione della guerra in Ucraina, ma soprattutto in occasione delle grandi sanzioni che sono state applicate alla Russia, quindi a un membro delle Nazioni Unite, sul piano finanziario, sul piano economico, tutte basate sanzioni su quello che è stata detta l'accaparramento delle finanze e delle proprietà altrui, tra virgolette, passando attraverso l'appropriazione del dollaro, proprio con il dollaro. E che cosa sta facendo la Cina all'operazione con i BRICS? Non è una questione recente. Se noi vogliamo vedere l'allargamento o comunque l'intervento sulle strutture globali della Cina, è già cominciato con la famosa Belt and Road Initiative, nel senso che questa non era soltanto un modo di fare propaganda o di agevolare gli interventi finanziari cinesi in giro nel mondo, era anche un provvedimento di carattere geopolitico, perché questa via nuova della seta, che non è poi una, è un fascio di vie sia continentali, quindi attraverso l'Eurasia, ma anche marittime, fino ad arrivare all'Africa e poi anche transafricane, perché si passa dall'Oceano Indiano all'Oceano Atlantico attraverso l'Africa. Bene, queste vie erano ovviamente indirizzate a un riordino, se si vuole, degli equilibri globali. Equilibri che non sono più equilibri. Cioè, sembra strano, ma siamo in pieno squilibrio. Ci sono proprio degli squilibri, ma anche a livello concettuale. La Cina quello ha tentato di fare con i BRICS è stato quello di cercare di avere del consenso da parte di quei paesi che sono in assoluto esportatori di materie prime, esportatori di ricchezza solida, che fino a quel momento, ma anche fino a oggi, sono importatori di pezzi di carta, come questi dollari che vengono dati in cambio, dollari che non hanno più niente dietro dal punto di vista proprio di base finanziaria. Hanno una gran massa di debiti. Ora, che poi questi debiti siano debiti interni, in pratica che il tesoro degli Stati Uniti deve ai propri cittadini oppure a paesi alleati e amici
cosiddetti. Bene, questa è un'altra questione, ma comunque sempre di debiti ci sono, e a partire da 71, quando gli Stati Uniti con Nixon si staccarono dalla equivalenza o convertibilità del dollaro in oro, sono passati poi alla convertibilità, anzi l'obbligo di scambiare il petrolio in dollari, per cui questo benedetto dollaro è diventato una sorta di totem che riesce a fare tutto, però la base poi è una base esclusivamente politica americana, statunitense, e questo, in questo Chao Liang è veramente chiaro e predittivo, ed è una base che si fonda essenzialmente sulla potenza militare. E questa è una dimensione che la Cina capisce. E se fino adesso non ha mai risposto in maniera determinata a questo tipo di approccio, cioè di passare alla potenza economica tramite la potenza militare e non viceversa, lo ha capito, lo ha subito per un po', perché pensava più alla parte economica generale che non a quella prettamente di gioco di potere. Negli ultimi anni si è invece dovuta aggiornare anche con la propria politica economica ad un maggior sostegno anche delle forze armate, in vista di quello che non la Cina, qui bisogna dirlo, no? Ma chiaramente gli Stati Uniti hanno indicato come antagonista. Prima era un partner strategico, no? Se ricordate, nello sviluppo degli Stati Uniti, poi concorrente, no? Adesso è diventato chiaramente, perché lo hanno dichiarato, è dichiarato un potenziale nemico, anzi il potenziale nemico. Con i BRICS la Cina, e questo è apparso chiaro nella riunione in Sudafrica, non ha soltanto allargato la sua capacità di penetrazione nell'ambito di altri paesi oltre ai cinque in cui di cui fa parte, ha ricevuto anche un monito, perché in Sudafrica hanno detto a tutti, ai paesi del BRICS, quindi compresa la Russia e compresa la Cina, ma anche a tutti gli altri paesi, che il mondo unipolare, il mondo bipolare o anche il mondo multipolare non è più il modello da percorrere e da imitare. Guardate, io dico neanche il mondo multipolare, perché mentre la parola multipolare è molto comune, se si riflette un attimo sul significato di questa parola, significa passare da un sistema che si basa su due poli, ai quali fanno riferimento e quindi dipendono da questi poli un certo gruppo di nazioni, a più poli, cioè a più punti di aggregazione e punti di riferimento per i paesi. I BRICS e soprattutto il presidente del Sudafrica ha messo in chiaro una cosa, che non ci devono essere più poli, sono i poli in sé che non ci devono essere, e che tutti i paesi che aderiranno e si allargheranno insieme nell'ambito dei BRICS dovranno avere la garanzia di essere paritetici nella dignità, paritetici e uguali nelle prospettive, paritetici e uguali nel trattamento. Quindi nessuno di questi pensa adesso alla Cina come a un nuovo polo o come al terzo polo. Qui non abbiamo Calenda e quell'altro che pensano di aumentare i poli. No, i BRICS, cioè il Sudafrica come uno dei paesi componenti fondamentali dei BRICS, non parliamo del Brasile, insomma, Russia e Cina, bene, non vogliono più poli, non vogliono più avere questa differenziazione. Se vogliamo, io ho individuato questo tipo di approccio, nuovo approccio, in una... è uno slogan, può essere anche una stupidaggine. Se voi pensate a tutti i paesi del mondo che stanno ragionando in termini di interessi nazionali e mettono avanti gli interessi nazionali in qualsiasi altra cosa, gli Stati Uniti interesse nazionale, la Russia interesse nazionale, tutti interessi nazionali, bene, io ritengo che sia sbagliato interpretare i nazionali con il confronto, con lo scontro, con la guerra.
difendere un proprio interesse nazionale non deve significare automaticamente che si è nello scontro, in antagonismo con tutti gli altri interessi nazionali. Parlando dell'Italia, e nel libro l'ho accennato, guardate che l'interesse strategico nazionale non sta nella partecipazione dell'Italia ad un'alleanza militare che possa o non possa fare la guerra. L'interesse nazionale sta nella cooperazione internazionale, nel senso un mondo in cui ci si possa parlare, si possa scambiare in relazione agli interessi di ciascuno, ma senza prevaricare gli interessi degli altri e senza sfruttare gli altri. I BRICS in Sudafrica mirano a questo, quindi io non vedo in questo nuovo BRICS, come anche Scaglione mi sembra di capire, un altro polo che si sta formando. Il famoso movimento dei non allineati, ve li ricordate? Va bene, quella è stata un tentativo, fra l'altro non è servito assolutamente niente, perché i movimenti dei non allineati non hanno poi inciso sugli equilibri mondiali. Quello che hanno inciso invece erano i due blocchi, che erano quelli. Quindi quello che la Cina vuole e ha interesse a fare è quello, primo, di badare agli affari propri, e gli affari propri prevedono esclusivamente la libertà di muoversi in giro per il mondo. La libertà di muoversi in relazione a quello che gli altri sono disposti a concedere. Quel famoso memorandum d'intesa che è stato firmato un po' di anni fa con la Cina da un nostro governo. Guardate, io l'ho guardato, l'ho letto, a parte il fatto che non vincola niente di nessuno, che dà soltanto delle idee, ma il fondo di questo accordo era che gli interessi italiani dovevano essere salvaguardati nell'ambito della Belt and Road Initiative. Quali sono gli interessi della Belt and Road Initiative da parte dei cinesi? I cinesi vogliono che ci siano strutture sicure sulle quali fare affidamento, e quindi il progetto è nato inizialmente come progetto strutturale, con creazione di infrastrutture che fossero libere, che fossero messe in sicurezza. Messe in sicurezza come? Con gli accordi, ovviamente, con tutti i paesi che erano attraversati da questo tipo di progetto. Cioè, per un po' ha funzionato, molti paesi hanno aderito, si sta un po' arenando, la guerra in Ucraina in pratica ha imposto un blocco proprio, perché adesso l'Ucraina sta facendo da tappo alla parte continentale della Belt and Road Initiative, continentale euroasiatica. Non fa, però, siccome tutte le cose, no, se tu sbilanci da una parte poi c'è sempre un controbilanciamento da un'altra, si sta invece sviluppando, come si sta sviluppando, no, quella rotta, se vogliamo, marittima, costiera, no, che arriva fino all'Africa, e quella dentro l'Africa. Ora, rispetto a questo progetto, che è un progetto che la Cina vuole condividere con gli altri, poi dopo, come in tutte le cose, chi sarà il più potente nell'ambito di quelli che hanno, poi avrà più facoltà di dire quello che vuole. Ma da qui passare all'imperialismo c'è un po' di differenza, e quindi su questa bisognerebbe vedere. In questo grande progetto di riequilibrio, i paesi africani e i paesi del BRICS, se voi vedete quelli che hanno incominciato a manifestare interesse per l'allargamento, sono tutti paesi antiimperialisti, ma sono tutti antiimperialisti perché sono anticolonialisti. Sono tutte le colonie. E guardate, l'imperialismo che loro denunciano e che non vogliono che si ripeta viene proprio da coloro che sono stati dominati dalle colonie. Allora, in questo progetto di riequilibrio, quelli che partono svantaggiati sono tutti i paesi europei, che sono formati ancora oggi da potenze ex coloniali.
In Africa, se voi andate a parlare della Gran Bretagna, questi vi dicono che cosa è, ma se andate anche in Asia, di che cosa hanno memoria? Hanno memoria dell'impero britannico, dell'impero coloniale britannico. Andate un po' in Africa centrale, vi sentirete parlare dell'impero coloniale francese. Andate un po' ancora più sotto nell'Africa equatoriale, vi sentirete parlare dell'impero coloniale belga. Andate, o tedesco, come è stato per un certo periodo. Quindi noi, in questo meccanismo, in questo progetto che si sta sviluppando, abbiamo poco da dire. Abbiamo poco da insegnare. Gli Stati Uniti, che sono la nuova potenza imperiale, perché hanno preso fra l'altro l'eredità di parte dell'eredità di quella della Gran Bretagna e di tutti gli altri paesi che erano coloniali, sono i nuovi paesi colonialisti. Inciso, uno dei nuovi paesi colonialisti è una ex colonia, che è il Marocco. Nel mio libro Mediterraneo in guerra io ho messo bene in evidenza che quello che stava facendo diversi anni fa e continua a fare il Marocco nell'ambito dell'ex Marocco Sahara e spagnolo, nel Sahrawi in particolare, era una vera e propria colonizzazione, ricolonizzazione sotto un'altra veste. Comunque, finito l'inciso, l'equilibrio che si vuole fare, noi non abbiamo modo di dire qualche cosa perché non abbiamo le colpe piuttosto che avere i meriti, gli Stati Uniti nella stessa maniera, gli unici paradossalmente sono proprio i cinesi e i russi, i quali si sono presentati a tutti gli altri paesi come quelli che non applicano sanzioni, quelli che danno i soldi in prestito e bypassano il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, e sono tutti contenti che i fondi che possono arrivare bypassino il Fondo Monetario Internazionale, perché il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale impongono più vincoli di carattere strutturale, di carattere politico che non i vantaggi che vengono da avere un prestito a tasso agevolato, che poi tasso agevolato non è. La troica famosa che ha salvato la Grecia si è presa il 15% di interesse dalla Grecia già disastrata e non riusciranno mai nemmeno a pagare gli interessi in quella maniera. Ora, il dollaro, è vero, la de-dollarizzazione sarà un processo che andrà avanti molto, molto lentamente, probabilmente a un certo punto non converrà neanche agli stessi cinesi o agli stessi russi, però nel frattempo ci sono paesi che stanno già commerciando, questo è partito da marzo dell'anno scorso, del 2022, stanno già commerciando in valuta nazionale. E hanno due paesi che sono la Cina e la Russia che riconoscono le loro valute nazionali al prezzo, al valore delle loro riserve, non auree, delle loro riserve immateriali, dei loro beni. Questi, i paesi dell'Africa, hanno dei beni enormi che fino adesso sono stati sfruttati da tutti quanti, prima dalle colonie, dai colonialisti e poi dopo anche dagli imprenditori, i vari fondi di investimento, così via, BlackRock, tutte quelle altre, BlackRock, 17.000 imprese e proprietari, insomma, non voglio dire, pensate, BlackRock in Ucraina. Poco a poco avrà almeno una cinquantina di imprese, BlackRock possiede una cinquantina di imprese che hanno interessi in tutta la parte occidentale, a partire dal Dnieper verso occidente, dell'Ucraina. Ma nel senso interesse materiale, vogliono il terreno, vogliono la proprietà per poter fare culture, poter fare quello che hanno bisogno. Bene, questi paesi che si stanno adesso avviando verso una dimensione politica, già adesso sono favoriti da questo tipo di scambi. Non durerà, probabilmente il paniere delle monete convertibili o delle monete di scambio a livello internazionale aumenterà. Già adesso non è soltanto dollaro, perché qualcuno... Già adesso ci sono beni che possono essere scambiati in sterline, possono essere scambiati in fiorini e altre cose. Bene,
Questo distacco dal dollaro sarà probabilmente la fase finale di quella che Xiao Liang ha previsto come la fase discendente della parabola dell'impero americano. Sarà una cosa lunga, poi le parabole discendenti, chi è che sa la fisica come io poco sa, no? Finiscono sempre asintoticamente, cioè tendono a zero ma non lo raggiungono mai. È così la storia e come i conflitti attuali in giro per il mondo sono tutti asintotici. Possono salire, hanno un picco, poi scendono e poi non finiscono mai. La guerra in Ucraina si sta avvicinando a grandi passi verso questo tipo di andamento asintotico, con la fase che in quello vicino allo zero c'è spazio per far fuori tutti quanti, noi e loro. Sì, movimenti troppo bruschi, diciamo, nella storia spesso coincidono con eventi anche molto sanguinosi che ci auguriamo di non vedere, insomma. Non lo so. Io mi auguro di non vederlo. No, anch'io mi auguro di non vederlo, anche perché se succede non abbiamo la capacità di vederlo. È talmente disastroso che ci viene così. Però anche dalla lettura di Fulvio Scaglione almeno sembravano aprirsi anche spiragli possibili per possibili raggiungimenti anche positivi, anche ottimistici. Mi sembra che anche dal tuo intervento ci sia un'apertura verso... Come dire, tu interpreti un po' questi BRICS non tanto come un nuovo polo concorrente che si propone semplicemente di sostituire l'egemonia statunitense, ma anche di proporre un nuovo modello di relazione internazionale basato sul rispetto, su rapporti che prescindono anche dalla potenza, chiamiamola, fisica, militare, economica. Sicuramente è un progetto difficile, perché poi quando uno ha una forza contrattuale normalmente la usa, però quantomeno nelle intenzioni, da come racconta, mi sembrerebbe esserci una comunità di intenti. Io ne approfitto per chiedere a Elia, secondo te c'è questa comunità di... Intanto chiediamo anche se c'è un paio di bicchieri d'acqua magari per me. Grazie. Elia, gli chiedo se appunto secondo lui all'interno di BRICS esiste una comunità di intenti, effettivamente, se si può parlare comunque di una rivoluzione dei rapporti nelle relazioni internazionali, oppure no? Sì, intanto ringrazio ovviamente tutti, in particolar modo Zaccarias Gigli, che non vedo perché insomma ha organizzato... Ma è con noi in spirito. È con noi, si aleggia. È quello che vede la partita, non è venuto apposta. Vabbè. C'è la partita. E quindi ringrazio tutti ovviamente per l'organizzazione. Sì, ecco, io cerco di prendere in considerazione tre attori in particolare attraverso i quali analizzare quello che sta avvenendo nel contesto internazionale, ovvero India, Brasile e Sudafrica, che sono poi quelli che vengono meno presi in considerazione rispetto agli altri due protagonisti principali, che sono appunto la Russia e la Cina. È importante prendere in considerazione questi tre attori, perché attraverso questi tre attori cercheremo di comprendere che cosa sono i BRICS e che cosa sta avvenendo a livello internazionale. Intanto un'affermazione forte che si potrebbe fare per ricollegarsi a quanto detto dal generale Mini è che spesso a livello mainstream, e se ne parlava anche oggi con Ottolina TV, si parla spesso di Occidente allargato. In realtà, insomma, se andiamo a vedere le sanzioni applicate nei confronti della Russia e l'invio delle armi nei confronti dell'Ucraina, più che Occidente allargato, e forse Occidente isolato, cioè nel senso che è solo l'Occidente a imporre sanzioni nei confronti della Russia e a inviare armi nei confronti dell'Ucraina. E per Occidente che cosa intendo? Stati Uniti, Canada, alcuni paesi europei, neanche tutti, Singapore, forse, Taiwan, Corea del Sud, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, sono questi. Il resto del mondo, di fatto, o si è schierato contro, per quanto riguarda la risoluzione ONU, contro la Russia, insomma, quindi si è schierata di fatto non contraria alla Russia, oppure si è appunto astenuta, dimostrando però una riluttanza a schierarsi nei confronti dell'Occidente. Abbiamo parlato di BRICS, e i BRICS di fatto, ecco, che ora non si legge, comunque nascono appunto nel 2008-2009, all'inizio si chiama BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, poi successivamente si unisce anche
il Sudafrica e che cosa sono i BRICS oggi? I BRICS, a mio modo di vedere, sono un consesso economico, un forum di confronto economico per cercare di creare delle linee di sviluppo. Non penso che i BRICS siano una vera e propria alleanza geopolitica, ma sono uniti e sono allineati in maniera contingente e tattica per una comune visione del mondo. Hanno, a mio modo di vedere, un triplice obiettivo, che è quello che abbiamo già detto, ovvero la dedollarizzazione del sistema finanziario internazionale, la fine della globalizzazione a stelle e strisce e la riconfigurazione del pianeta secondo una visione rinnovata. Nel concreto, sono favorevoli all'avvento del multilateralismo, non del multipolarismo, giusto anche secondo me perché non contemplano la presenza di alcuni poli di attrazione e la fine, quella sì, dell'egemonia a stelle e strisce, cioè dell'unipolarismo americano-centrico che si è affermato progressivamente a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e che poi di fatto si è affermato in toto dopo la fine della guerra fredda con il crollo dell'Unione Sovietica, in particolar modo negli ultimi 20 anni. Attualmente i BRICS cavalcano un'onda che, a mio modo di vedere, è di passaggio da un'era di egemonia a un'era di competizione. Cioè è in crisi l'egemonia americana, non la primazia americana sul pianeta che continua ad esserci sotto diversi punti di vista, è in crisi appunto l'egemonia americana. Quindi un nuovo mondo in competizione. Ora, i BRICS, perché se a mio modo di vedere non sono una vera e propria alleanza geopolitica, ma sono allineati da una visione comune nel cercare di modificare gli equilibri e i rapporti di forza internazionale. Perché chiaramente per stipulare una vera e propria alleanza geopolitica non ci devono essere grandi elementi di frattura al proprio interno. E se andiamo a prendere in considerazione, ora questa è una cartina, lasciate perdere il titolo, che riguarda l'India. Beh, l'India, è uno Stato che gioca un ruolo molto importante all'interno dei BRICS, che è guidato da un eccezionalismo che il subcontinente indiano sente proprio e, porta avanti una politica caratterizzata da un oculato equilibrismo diplomatico all'insegna del pragmatismo. Ovvero l'India fa parte dei BRICS, cerca di riconfigurare i rapporti di forza internazionale, vuole emergere sulla scacchiera planetaria, allo stesso tempo, pur facendo parte dei BRICS, è nemica strategica della Cina. C'è una competizione netta tra India e Cina, che possiamo vedere sotto diversi punti di vista. Il primo, sicuramente Cina e India confinano e dal 2020 al 2022, gli ultimi scontri ci sono stati nel dicembre del 2022, beh, sono in atto scontri, scaramucce, pistolettate, bastonate tra cinesi e indiani lungo alcuni confini, il Ladakh, l'Arunachal Pradesh, che sono confini contesi, dove sono schierati uomini, militari, indiani e cinesi, dove la Cina, per esempio, sta portando avanti anche dei piani di investimento infrastrutturale per cercare di rivendicare la sovranità su alcuni territori contesi. Non solo, vi è in atto anche una cooperazione molto forte tra Stati Uniti e India. Ora, questa è una cartina appunto del CGDN prima del 2021, perché come vedete sono presenti alcune basi militari insomma in Afghanistan, oggi come sappiamo gli Stati Uniti in Afghanistan non ci sono più. Però ecco, questa è una cartina interessante perché ci permette di comprendere quale sia il contenimento, il tessuto ordito agli Stati Uniti d'America nei confronti della Cina con l'obiettivo chiaro di strangolare sempre di più la Repubblica Popolare Cinese e all'interno di questa tattica di contenimento ai danni della Cina, l'India gioca il ruolo da protagonista all'interno del Quad, del dialogo quadrilaterale di sicurezza, insieme agli Stati Uniti, all'Australia e al Giappone. Durante l'ultimo vertice BRICS del 22-24 agosto a Johannesburg, in Sudafrica, il presidente cinese Xi Jinping ha detto tutta una serie di cose, insomma, riguardanti lo sviluppo, la democrazia a livello internazionale e in particolar modo detto che è importante arrivare all'abolizione, alla fine di questo confezionamento di norme e regolamenti come norme internazionali, quindi di un sistema di norme basato sulle regole, ovvero il sistema americano. Bisogna anche porre fine a club esclusivi,
che mirano ad opprimere o a contrastare l'ascesa di altri stati. E ha detto anche che sarebbe molto importante dare avvio ad una cooperazione tecnologica, scientifica, in particolare per quanto riguarda il settore dei semiconduttori, proprio tra paesi BRICS. Queste sono frecciatine lanciate chiaramente al Presidente della Repubblica Popolare Cinese nei confronti dell'India, perché l'India fa parte del Quad, quindi cerca di contrastare l'ascesa della Cina e soprattutto l'India ha incrementato ancora di più a partire dal febbraio di quest'anno accordi di cooperazione tecnologica, scientifica, spaziale anche con il Giappone, ma soprattutto con gli Stati Uniti d'America, proprio per quanto riguarda il settore dei semiconduttori. L'India vuole sempre più smarcarsi dalla dipendenza dei semiconduttori cinesi per cercare di creare un suo polo di sviluppo di semiconduttori. Non solo, abbiamo poi questo immenso corridoio di connettività marittima, ferroviaria, economica sostanzialmente, che dovrebbe connettere India, Medio Oriente, Europa, passando dal Pireo, che alcuni hanno visto come un modo, a parte l'India, di connettersi direttamente con l'Europa, di raggiungere quindi il Mediterraneo. Lo hanno visto anche alcuni come un modo per cercare di contrastare le nuove vie della seta cinesi, altri invece ritengono, giustamente anche, che come vediamo, insomma, questo immenso corridoio di connettività passa dall'India, il Medio Oriente, e giunge in Europa, passando però dal Pireo, e il Pireo, come sappiamo, è di fatto in parte, in gran parte, in mano ai cinesi. Questo per affermare che l'India è vero che fa parte dei BRICS, però insomma è manifestazione plastica di come anche all'interno di BRICS ci siano poi delle competizioni al suo interno molto forti. E poi abbiamo il Brasile. Il Brasile che sostanzialmente ha anch'esso una visione molto importante per quanto riguarda la riconfigurazione dei rapporti di forza internazionale. E il Brasile in particolar modo sta cercando di giocare un ruolo ambivalente. Anch'esso cerca di tutelare i suoi interessi, non vuole certamente opporsi nettamente all'Occidente, perché sa, insomma, che i rapporti che il Brasile ha coltivato con l'Occidente sono di fondamentale importanza strategica per il Brasile stesso, però il Brasile ha bisogno di smarcarsi sempre di più dalla presenza pressante degli Stati Uniti d'America, che per decenni, di fatto, o meglio per secoli, di fatto dalla dottrina Monroe del 1823, hanno trattato il continente latinoamericano come se fosse il cortile di casa. E quindi il Brasile ha bisogno di riconfigurare i rapporti di forza internazionali, cercando, ecco, di limitare la presenza statunitense da un punto di vista strategico, anche da un punto di vista religioso-culturale, perché sappiamo quanto siano forte le penetrazioni delle sette evangeliche in Brasile, dove l'obiettivo degli americani è chiaro, almeno mi sembra chiaro, ovvero quello di modificare nel lungo periodo culturalmente, antropologicamente parte della popolazione brasiliana. Ad ogni modo, il Brasile coltiva poi dei rapporti molto importanti con la Russia e la Cina. E infatti, prima Bolsonaro e poi soprattutto lo stesso Lula hanno, insomma, rilasciato dichiarazioni molto forti, dove affermavano che per giungere a una pace in Ucraina non possono essere accettate delle formule unilaterali di pace, prendendo le distanze tanto dall'Ucraina quanto appunto dalla Russia. Da quel punto di vista, Lula addirittura ha detto più volte che il conflitto in Ucraina è stato scatenato dall'avvicinamento della NATO nei confronti della Russia, che ha portato ad un contenimento, ad un soffocamento nei confronti della Russia, e questo ha scatenato la reazione russa. È ovvio che queste dichiarazioni poi rientrano perfettamente all'interno del gioco che sta facendo il Brasile, anche per tutelare i propri interessi. Sappiamo ad esempio quanto l'agrobusiness brasiliano dipenda dai fertilizzanti russi, tra il 70 e l'85% dei fertilizzanti che il Brasile acquista, lo acquista direttamente dalla Russia. Sappiamo anche quanto l'economia brasiliana sia strettamente connessa a quella della Repubblica Popolare cinese. Basta pensare che il 40% delle esportazioni brasiliane verso l'esterno vanno a finire verso la Cina, e si parla soprattutto di esportazioni relative a carne, soia, ferro, petrolio anche. Quindi ecco, il Brasile gioca un ruolo molto importante all'interno dei BRICS per
perseguendo ovviamente i propri interessi, mantenendo relazioni con l'Occidente e coltivando sempre di più relazioni molto importanti con Russia e Cina, con l'obiettivo di ergersi al leader del sud globale. E infatti Lula, per esempio, durante l'ultimo vertice a Johannesburg in Sudafrica, ha posto l'accento sull'incremento, l'implementazione, il potenziamento della nuova banca mondiale, BRICS, con sede a Shanghai, la cui presidente è di fatto l'ex delfina di Lula, ovvero Dilma Rousseff. Ha parlato spesso di questa moneta comune nelle transazioni economiche, commerciali e finanziarie tra paesi BRICS e non solo, per giungere alla de-dollarizzazione, e poi ha parlato anche di una possibile riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove il presidente del Brasile ha detto dovrebbe entrare a far parte il Brasile, così come dovrebbe entrare a far parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU anche l'India e chissà anche il Sudafrica. E da qui mi ricollego alla terza parte, ovvero, scusate se vado veloce, alla terza parte che riguarda appunto il continente africano, in particolar modo al Sudafrica, ma più in generale all'Africa subsahariana e alla striscia del Sahel. Perché? Perché, come sappiamo, negli ultimi anni la striscia del Sahel è diventata sempre più incandescente. Nell'arroventato caos subsahariano si è scatenata una contesa tra potenze, le storiche potenze coloniali citate appunto dal generale Mini, quindi la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America da un lato, dall'altra parte ecco la penetrazione sempre più assertiva da parte di russi, cinesi e turchi. Ma ecco, se vogliamo comprendere che cosa sta succedendo all'interno dell'Africa, a mio modo di vedere è importante cercare di comprendere qual è la percezione che gli africani hanno di noi e di conseguenza qual è anche la percezione che spesso gli occidentali hanno degli africani. E quindi in questa slide vediamo un certo James Dewey Watson, che nel 2007 ha rilasciato queste dichiarazioni, ovvero ha detto gli africani sono meno intelligenti degli occidentali, e ha corroborato queste sue affermazioni portando dei test di quoziente intellettivo secondo i quali i neri sono inferiori ai bianchi. Ora, questo è un personaggio importante perché nel 1962 ha vinto il premio Nobel per la medicina per la scoperta della doppia elica del DNA. Ora, se questa è la percezione che parte degli occidentali, ovviamente non tutti, hanno nei confronti degli africani, gli africani che percezione hanno degli occidentali? Cioè, come secondo loro gli occidentali li considerano? Bene, è interessante una dichiarazione rilasciata da questo personaggio, Kulekani Skosana, che è il presidente della Lega Giovanile dell'African National Congress, che nel settembre 2022 ha partecipato al referendum di annessione del Donbass alla Federazione Russa, e dopo aver paragonato l'esecutivo di Volodymyr Zelensky al regime dell'apartheid, accusandolo secondo lui di aver portato avanti delle politiche discriminatorie nei confronti dei russofili e dei russofoni abitanti il Donbass, ha accusato chiaramente i paesi europei di non essersi mai scusati di aver compiuto dei misfatti imperialisti in Africa, e ha detto molti paesi europei non si sono nemmeno scusati per ciò che hanno fatto all'Africa, alcuni di loro continuano a vederci come subumane. Ora, una dichiarazione che si ricollega a quella di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il quale nel 2020 ha detto i paesi africani sono sottorappresentati nelle istituzioni internazionali poiché sono state create prima che la maggior parte di loro diventasse indipendente. L'eredità del colonialismo è ancora presente, è un'illusione credere di vivere in un mondo post-razzista. Ultima dichiarazione, che però qui non si legge perché è sballato, va bene, comunque vi lascio questa immagine, è quella rilasciata dal presidente del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, durante il vertice economico-umanitario Russia-Africa che si è tenuto a fine luglio a San Pietroburgo, durante il quale il generale Ibrahim Traoré, attuale presidente del Burkina Faso, che tra l'altro è andato al potere nel 2022 grazie al sostegno della Federazione Russa, ha ricordato prima il sostegno, insomma il ruolo decisivo giocato dai sovietici nella sconfitta del nazismo,
ha ricordato poi il ruolo che ancora oggi sta giocando la Russia nella difesa dei popoli africani contro il neocolonialismo occidentale, e poi ha accusato direttamente gli occidentali di aver portato avanti negli ultimi decenni delle politiche strettamente neoimperialiste. Non solo, si è scagliato anche contro quegli stati africani i quali hanno piegato la testa di fronte al neocolonialismo occidentale, come comportandosi come burattinai nelle mani dell'Occidente. Ora, tutto questo per dire che cosa? E vado a concludere. Per dire che all'interno del continente subsahariano si sono scatenati dei golpe militari sostenuti di fatto dalla Russia, che sono però il frutto, il sintomo e il prodotto di una forte riluttanza, di una forte opposizione nei confronti di un Occidente che storicamente è percepito come neocolonialista, neoimperialista, profondamente razzista, e che considera di fatto gli africani, gran parte di essi, come subumani. Non solo, è frutto anche di una retorica profondamente panafricanista, terzomondista, che vede nell'affrancamento da questo storico complesso di inferiorità nei confronti dell'occidentale, e soprattutto in quella che si potrebbe definire una sorta di rinascita africana, un punto cardine di un nuovo multilateralismo internazionale che deve portare alla riconfigurazione dei rapporti di forza, una riconfigurazione dei rapporti di forza internazionali in cui anche gli stati africani abbiano un loro ruolo. Questo, vi ringrazio. Adesso abbiamo messo l'accento su alcuni aspetti conflittuali legati a questi cambiamenti negli equilibri tra le nazioni, gli equilibri internazionali, che da cui però è rimasta esclusa l'analisi del Medio Oriente, che appunto in questi ultimi anni anche ha attraversato dei cambiamenti importanti. Forse diciamo, del Medio Oriente siamo abituati a parlare quasi sempre in contesto di notizie di guerra, conflitti, però come accennavo all'inizio della nostra conversazione, c'è stato di recente questo avvicinamento tra appunto, due nemici storici, poi storici, vedremo anche se davvero siano effettivamente nemici naturali, ma appunto parlo dell'Iran e dell'Arabia Saudita, che appunto attraverso la mediazione cinese si sono in questi ultimi anni, penso forse quest'anno c'è stata poi l'accordo formale, ma vedremo poi che direzione andrà, però anche prospettive diciamo di pace, di apertura, di distensione. Chiedo a Marina Corpulli intanto se è ancora con noi e ci sente bene. Ringrazio per essersi collegata, anche se era all'estero in questo momento, di farci appunto di darci un po' una sua lettura, un suo parere rispetto a appunto la situazione nel Medio Oriente. Grazie per questo invito, è molto bello essere con voi, anche se a distanza, e con tutti i vantaggi e svantaggi, perché sono riuscita a seguire gli interventi precedenti con insomma alcune interruzioni, però spero che il mio intervento arrivi forte e chiaro, e poi insomma spero che ci sarà spazio per un po' di dibattito, di interazione. Dunque, io ho preparato un intervento appunto abbastanza breve, proprio per lasciare poi spazio magari ad alcune domande. E in questo ragionamento che è stato avviato prima di me, che ha guardato questa riconfigurazione dell'ordine internazionale da un punto di vista più macro, il Medio Oriente, a mio parere, rappresenta un punto di vista interessante per comprendere come stanno cambiando gli equilibri, in particolare questa
transizione verso un mondo post-americano, in cui c'è sicuramente un'America ancora molto forte dal punto di vista del controllo ovviamente militare delle risorse, cioè dal punto di vista economico e militare, però un'America che sta perdendo il suo, la sua capacità appunto di influenzare l'andamento, il posizionamento di altri stati, in particolare degli alleati storici, sempre di più, e il Medio Oriente da questo punto di vista è un laboratorio appunto abbastanza interessante, e quindi di definire l'ordine internazionale. E appunto perché il Medio Oriente è piuttosto interessante da questo punto di vista, anche perché storicamente, se guardiamo questa regione, perché è interessante il Medio Oriente come prospettiva da qui cercare di capire questa transizione verso un eventuale mondo post-americano, proprio perché il Medio Oriente è una regione che storicamente si è l'origine stessa del Medio Oriente, anche del concetto di Medio Oriente, perché la geografia non è mai qualcosa di naturale che emerge naturalmente, ma è sempre qualcosa che si definisce attraverso una serie di configurazioni. Il Medio Oriente come regione è una regione fortemente definita dall'influenza occidentale, quindi dalle potenze europee, inizialmente tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo sono stati gli imperi europei che hanno dato forma al, appunto, questa regione che chiamiamo Medio Oriente, così come più o meno la immaginiamo oggi, con dei confini nazionali appunto delle frammentazioni interne che sono state in gran parte create dagli imperi americani e dagli imperi europei, che sono stati poi che sono state poi cristallizzate nel periodo della Guerra Fredda, ma con una fortissima influenza degli americani nel mantenere o nel continuare, insomma, il lavoro che era stato fatto dagli europei, dagli imperi europei nella prima parte, soprattutto nella prima parte del XX secolo. Pensiamo semplicemente alla nascita dell'Arabia Saudita, che è uno degli attori principali del Medio Oriente, soprattutto oggi, soprattutto nel Medio Oriente contemporaneo, in cui alcuni stati storicamente baluardo dell'antiimperialismo e quindi dell'antiamericanismo da questo punto di vista, che si erano storicamente opposti all'imperialismo americano in Medio Oriente, come per esempio l'Iraq, sono completamente collassati appunto dopo l'invasione americana del 2003. Quindi, diciamo, però se pensiamo appunto all'Arabia Saudita, che è un attore così importante, è un Bob Vitalis, che è uno storico delle relazioni internazionali americano, ha scritto un libro molto bello che si chiama The American Kingdom, quindi il regno americano, proprio mostrando come gli americani siano stati cruciali non nel processo di formazione dello Stato saudita, ma nel consolidamento dell'Arabia Saudita come Stato e nel favorire l'ingresso dell'Arabia Saudita all'interno del sistema internazionale e nel ruolo fondamentale che l'allora Aramco, che era questa la compagnia araba-americana che ha reso l'Arabia Saudita una potenza petrolifera, ha avuto proprio non soltanto appunto come attore commerciale, ma come un attore privato che però ha avuto un ruolo fondamentale, pubblico e privato, perché ovviamente poi c'era il coinvolgimento dei governi, però insomma ha avuto un ruolo fondamentale nel processo proprio di formazione dello Stato e nel processo di consolidamento, dello Stato, di state building. Quindi il ruolo degli Stati Uniti è assolutamente fondamentale, il ruolo dell'Occidente più in generale, degli Stati Uniti appunto soprattutto nella seconda parte del XX secolo, è stato fondamentale proprio per definire questa regione che chiamiamo Medio Oriente. Quindi da questo punto di vista è interessante capire come il Medio Oriente si sta posizionando in questo mondo che cambia, e però poi dall'altro lato, pensando a quale ordine può emergere da questa
da questa transizione, ecco, ci può anche dare alcune indicazioni su quanto stabile. E quando parlo di stabilità dell'ordine non parlo tanto appunto della stabilità degli assetti, ma quanto possa, ma della stabilità, diciamo, delle aspettative, cosa ci possiamo aspettare effettivamente da questo ordine, se è appunto un ordine stabile dal punto di vista delle aspettative oppure no. E aspettate che... Allora, quando si parla di un mondo post-americano, ci ho messo un punto interrogativo proprio perché stiamo andando davvero verso un mondo post-americano, sì o no? La risposta in realtà è piuttosto ambigua. Ci sono sicuramente degli elementi che vanno in questa direzione, che non si possono ignorare. C'è una ridefinizione della strategia americana in Medio Oriente, in particolare questo è stato evidente a partire dalla presidenza Obama. Obama ha cercato di reindirizzare drasticamente la strategia americana in Medio Oriente dopo l'era Bush, in realtà mantenendo alcuni elementi che erano, quindi mantenendo una certa continuità anche. Quindi dicevo, c'è stata prima di tutto una ridefinizione importante della strategia americana in Medio Oriente, con appunto elementi di continuità e discontinuità rispetto all'era precedente, in particolare l'era Bush, che aveva, insomma, con l'invasione prima dell'Afghanistan e poi dell'Iraq, aveva cercato, no, di riaffermare la potenza, di fare dell'America ancora di più che prima una non soltanto una potenza appunto esterna in grado di influenzare gli equilibri politici e geopolitici, ma soprattutto non soltanto a livello internazionale, ma anche a livello domestico, cioè quello che l'America ha fatto sia durante la Guerra Fredda che appunto durante l'era Bush in particolare, quindi con la potenza militare, è stato quello di cercare di ridefinire l'assetto domestico degli stati. In Iraq, no, è stato abbastanza evidente, appena gli americani sono entrati in Iraq, hanno reso illegale il partito Baath, proprio perché il partito Baath, il partito di Saddam Hussein, era un pilastro, no, dell'antiimperialismo, era l'antiimperialismo, un'opposizione all'egemonia americana o all'imperialismo americano in Medio Oriente, era uno dei pilastri fondamentali dell'ideologia del partito Baath. E quindi da questo punto di vista si fa fatica a capire se gli americani, soprattutto appunto fino all'era Bush, siano stati più una potenza esterna o proprio una potenza interna, perché con così tante basi militari, così tante truppe all'interno del paese, con la capacità così forte di far cadere dei regimi, di rendere illegali sostanzialmente dei partiti politici e quindi di influenzare così profondamente anche il risultato delle elezioni o comunque dei processi politici interni, è chiaro che c'è una no, le linee tra la politica internazionale e la politica interna e sul ruolo appunto che gli americani hanno giocato in Medio Oriente, ecco, si sono sono quasi appunto evaporate. Detto questo, appunto dopo a partire da Obama in poi, la strategia americana è cambiata, ma è cambiata sicuramente dal punto di vista dell'interventismo. Non vediamo più quell'intervento diretto che c'era stato durante l'era Bush, ma c'è un tipo di interventismo che comunque continua a essere presente e articolato in maniera diversa. Gli americani intervengono sempre di più con operazioni segrete, con truppe che non vengono così sponsorizzate o che non vengono annunciate, ecco, nel discorso politico, che però sono presenti e cercano di, per esempio, se prendiamo il caso della Siria, cercano di ridefinire l'andamento del conflitto siriano sponsorizzando gruppi armati locali, i curdi in particolare nel nord-est siriano,
controllando anche delle risorse cruciali che per sottrarle al regime di Assad e ai suoi alleati, che sono contemporaneamente avversari degli Stati Uniti, l'Iran e la Russia, quindi cercando di mantenere un equilibrio, di negoziare poi a livello internazionale, però influenzando le dinamiche del conflitto sul terreno, ma facendolo con una strategia, no, che in inglese potremmo dire, no, leading from behind, o comunque senza metterci la faccia, ma sostanzialmente continuando a essere presenti, pur senza pubblicità. Quindi diciamo la presenza americana è ancora forte in Medio Oriente, sia dal punto di vista militare, sebbene appunto ridefinita sia nella quantità e nella qualità. Però ecco, c'è contemporaneamente un ruolo crescente di altri attori, anche questo è abbastanza ineludibile, un ruolo crescente della Cina, soprattutto dal punto di vista economico. Ormai la Cina ha sostituito di fatto gli Stati Uniti come il principale compratore di petrolio dalla regione medio orientale. Il valore degli scambi commerciali tra la Cina e il complesso degli Stati Arabi è credo che sia di oltre 430 miliardi di dollari, che sostanzialmente vuol dire che questo valore è raddoppiato nell'arco di un decennio. C'è poi però anche un ruolo crescente della Cina dal punto di vista politico. È chiaro che l'accordo tra l'Arabia Saudita e l'Iran, che è stato sponsorizzato dalla Cina, nelle slide avevo messo una piccola immagine anche, no? che è un'immagine molto simbolica, che probabilmente avrete presente. Certo, questo accordo è ancora molto fragile, è un accordo che ancora deve prendere forma, è un accordo molto pragmatico, però è un accordo che in ogni caso appunto è si è materializzato sotto gli auspici non degli Stati Uniti, anzi direi contro anche il parere degli Stati Uniti, per quanto gli Stati Uniti non si sono formalmente opposti, ma hanno fatto delle dichiarazioni piuttosto ambigue. E poi c'è il ruolo ovviamente della Russia, che è ritornata in Medio Oriente a gamba tesa con il conflitto siriano nel 2011, quando sono scoppiate le rivolte arabe e quando il regime di Bashar al-Assad era appunto in difficoltà. Prima è nata come una rivolta antiregime, ma che poi subito verso la fine del 2011 stesso si è trasformato in un conflitto armato tra il regime e i suoi alleati da una parte, quindi gli Hezbollah libanesi, ma anche le guardie rivoluzionarie iraniane, vari gruppi sponsorizzati dall'Iran, quindi da una parte, e dall'altro lato l'opposizione siriana e una serie di gruppi jihadisti che sono arrivati da varie parti della regione. Quindi in una guerra, cioè nel conflitto siriano, che è un conflitto civile che poi pian piano si è allargato al resto della regione e direi del mondo, appunto con l'ingresso di combattenti da diverse parti del mondo, la Russia ha avuto un ruolo assolutamente cruciale nel salvare il regime di Bashar al-Assad, che è non soltanto ancora il presidente, ma che ormai, dopo essere stato isolato, è stato anche ormai rinormalizzato, è stato riaccolto anche dal punto di vista diplomatico all'interno della regione. Qui vengo anche insomma ad un altro punto in cui vediamo, ecco, questa transizione verso un mondo post-americano, perché a parte, voglio dire, da una parte sicuramente la ridefinizione dell'America e dall'altro lato il ruolo crescente di Russia e Cina, c'è il comportamento stesso degli attori regionali che va sempre di più, che non segue più tout court le direttive di Washington, ma che addirittura spesso si pone contro, no, in opposizione alla posizione americana. E ho appena citato la normalizzazione della Siria,
che mi sembra appunto una elucidazione cruciale di questa dinamica. Adesso non so quanto, magari do due dettagli giusto per chi magari si fosse perso cosa è successo all'inizio, nella prima parte di quest'anno rispetto alla Siria. La Siria, che nel 2000, tra il 2011 e il 2012, quindi appunto quando c'è stata la rivolta contro il regime di Bashar al-Assad e dopo appunto l'inizio di una guerra civile in cui il regime ha utilizzato, ha spesso utilizzato la violenza contro i civili, quindi violando spesso il diritto internazionale, la Siria era stata isolata non soltanto dal punto di vista internazionale, con chiaramente le sanzioni americane ed europee e la stigmatizzazione insomma del mondo, no, rispetto verso appunto il regime di Bashar al-Assad, ma anche nella regione medio orientale. La Lega Araba in particolare aveva sospeso la Siria, il seggio siriano, dalla Lega Araba, e questo era stato un atto molto forte che mostrava un allineamento totale della regione araba e soprattutto della Lega Araba, e quindi sostanzialmente degli stati principali che giocano un ruolo principale all'interno della Lega Araba, in particolare l'Arabia Saudita, gli Emirati, anche se insomma il ruolo degli Emirati è cresciuto in questi anni. Quindi un allineamento totale appunto della Lega Araba con gli Stati Uniti, con l'Occidente, con la posizione occidentale rispetto alla Siria, mentre appunto dall'altro lato c'era la Russia e la Cina, che hanno sempre sostenuto invece il regime di Bashar al-Assad, la legittimità del regime, hanno difeso la sovranità della Siria, quindi il regime come rappresentante della sovranità della Siria, tanto nei tavoli, diciamo, tanto nella retorica in generale, ma anche e soprattutto all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quest'anno, nel 2020, all'inizio del 2023, la Siria è stata riammessa all'interno della Lega Araba. Ci sono stati una serie di summit, di visite di leader arabi in Siria. Bashar al-Assad, il presidente siriano, è andato sia negli Emirati sia in Arabia Saudita. Ci sono degli accordi, sempre degli accordi commerciali che stanno prendendo forma, quindi non è soltanto una questione simbolica, ma ci sono anche degli aspetti materiali che cominciano a diventare sempre più, che danno sempre più sostanza, ecco, a questa normalizzazione di fatto. E la posizione americana sostanzialmente, cioè l'America in tutto questo era assente. L'America non ha normalizzato le relazioni, ovviamente non ha normalizzato la Siria, continua ad avere la stessa posizione che aveva nel 2011 contro la Siria, ma di fatto dobbiamo anche dire che non c'è niente nel comportamento del regime siriano che potesse giustificare un cambio di posizione da parte della Lega Araba. Il regime siriano violava drasticamente il diritto internazionale e le leggi della guerra nel 2011, continua a farlo oggi. La Lega Araba però ha cambiato completamente posizione nei confronti della Siria, giustificando la sua posizione con il pragmatismo. Quindi hanno detto, c'è anche l'Arabia Saudita ha detto chiaramente, non possiamo più permetterci di portare avanti una politica di isolamento della Siria nella regione. La Siria è troppo importante, non si può più ignorare, insomma dobbiamo avere a che fare con il regime. Questo poi ovviamente è andato insieme a braccetto, diciamo, con la normalizzazione delle relazioni tra l'Arabia Saudita e l'Iran, che quindi mostrano come questa regione stia cambiando contro quelli che erano gli auspici americani. Gli americani che cosa avevano fatto? Avevano sponsorizzato all'inizio la normalizzazione avevano normalizzato nel 2020 la normalizzazione, avevano sponsorizzato nel 2020 la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli stati regionali, in particolare gli stati del Golfo, però certamente continuano ad avere una posizione molto dura nei confronti dell'Iran e nei confronti della Siria. Il Congresso americano ha anche passato una legge
che appunto si oppone a qualsiasi forma di normalizzazione delle relazioni con il regime siriano, proprio perché la Siria rappresenta simbolicamente un po' un terreno di scontro tra la strategia americana da un lato e la strategia soprattutto della Russia, che è un attore militare presente nella regione, e la normalizzazione del regime di Assad mostra sostanzialmente che in questa partita gli americani hanno perso e i russi sostanzialmente hanno vinto. Anche se poi, ecco, diciamo, di che tipo di mondo stiamo parlando e quanto stabile può essere, ecco, questo nuovo ordine regionale che sta nascendo in Medio Oriente, che si diciamo che viene molto influenzato, che comunque, diciamo, che fa da specchio in qualche modo alla ridefinizione dell'ordine internazionale. È un vero cioè quindi stiamo andando verso un'era multipolare in cui ci sono più attori giocano un ruolo in Medio Oriente in particolare. Questo sicuramente, appunto, i fatti ci dicono che è questo che sta succedendo, ma che tipo di ordine si sta costruendo? Di fatto, cioè, quello che a me sembra è che stiamo andando verso un mondo post-ideologico, in cui sostanzialmente sono cadute le grandi ideologie della regione, è caduto l'antiimperialismo, quindi l'opposizione all'America come impero esterno che opprime. Cosa che di fatto, diciamo, storicamente anche riflette la realtà, ma i regimi, gli attori politici che sostenevano una certa visione, quindi di emancipazione del Medio Oriente rispetto all'impero americano, ma in realtà a qualsiasi forma di influenza esterna, non esistono più. Oppure sono ormai decadute, come per esempio il partito Baath continua a essere presente in Siria, ma è rappresentato da Bashar al-Assad, che è un regime sanguinario, cioè che è il capo, che è il presidente di un ed è il a capo di un regime sanguinario. Non c'è più l'islamismo, o comunque l'islamismo è rimasto, cioè è quello che resta dell'islamismo oggi in qualsiasi forma, è una sorta di feticcio. L'Islam non rappresenta più né un forte collante identitario che può motivare l'azione politica, né tantomeno un'alternativa ideologica. E questo si vede non soltanto, appunto, citavi lo Stato islamico ormai comunque ridotto ai minimi termini dal punto di vista dal punto di vista della forza militare, quindi anche poi della capacità, no, di ridefinire qualsiasi forma, cioè la regione dal punto di vista politico, ma anche no, nella ridefinizione di alcune, anche di alcune regioni, a mio parere. Ma soprattutto, se pensiamo ai partiti islamisti più importanti e anche ad attori, anche a regimi islamisti come l'Iran o come l'Arabia Saudita stessa, la forza dell'Islam sostanzialmente non è più una fonte di giustificazione del potere e quindi non è più un'arma politica. L'Islam è visto ormai dalla popolazione civile in Iran, quindi l'Islam, lo sciismo della Repubblica Islamica dell'Iran è visto come semplicemente un proxy del potere di un regime oppressivo, e lo vediamo tutt'oggi, appunto, nelle piazze iraniane, con questo movimento incredibile che è nato in Iran a partire dalle donne iraniane. E in Arabia Saudita ormai c'è una politica stessa portata avanti da Mohammed bin Salman di superamento del wahhabismo. Il wahhabismo è l'ideologia che ha portato avanti il progetto di formazione e consolidamento dello Stato saudita, quindi una sorta di pilastro, ecco, dello Stato. Però quello che Mohammed bin Salman sta facendo è di andare oltre, no, il wahhabismo, quindi di
di scorporare lo Stato saudita dal wahabismo, che è un'innovazione incredibile, ma che mostra anche quanto ormai l'Islam, come strumento appunto politico, come strumento di coesione politico, di mobilitazione politica, anche di giustificazione del potere, ormai non ha più senso. E questo lo vediamo ancora di più parlando appunto dell'Arabia Saudita e dell'Iran, nel superamento che quasi ha dell'incredibile del cosiddetto settarismo. Se voi aprite i giornali o comunque se leggete le analisi di circa una decina di anni fa, subito dopo le rivolte arabe, tutti parlavano solo di sunniti e sciiti, il Medio Oriente era ridotto ad un'opposizione tra sunniti e sciiti. Sembrava che l'unico movente, l'unica chiave di analisi per analizzare quello che stava succedendo nella regione era l'opposizione tra i sunniti e gli sciiti. Cosa che di fatto, insomma, da una parte alcune ideologie, appunto alcuni attori politici sunniti e alcuni attori politici sciiti, anche appunto, cioè compresi alcuni regimi, per l'appunto anche l'Iran e l'Arabia Saudita, sicuramente nella fase post rivolte arabe avevano mobilitato queste identità per cercare di plasmare la regione, e quindi per cercare per esempio di creare dei gruppi o fomentare alcuni gruppi armati che potessero influenzare i conflitti interni a vantaggio di una superpotenza o dell'altra, cioè scusate, di una potenza o di un'altra potenza regionale. Quindi c'era effettivamente, subito dopo le rivolte arabe del 2011, c'era un'area di guerra fredda gestita soprattutto dall'Iran e dall'Arabia Saudita, però incredibilmente oggi, cioè più o meno 10 anni dopo, poco più di 10 anni dopo, questo tipo di frattura ideologico-religiosa è completamente crollata. Non è più né una forza di opposizione, non è più né una, non è più una forza di frammentazione politica dal punto di vista retorico. Mi sentite? Sì, no, dicevo che questa frattura non è più, non esiste più né a livello retorico, ma neanche appunto a livello di mobilitazione politica, e quindi non definisce più neanche i conflitti regionali. Quindi questo patto, diciamo, questo ordine emergente, quello che sta emergendo, è sicuramente un ordine non più fondato sulle ideologie. Non c'è una vera e propria alternativa ideologica all'Occidente. Quello che resta è un patto piuttosto fluido tra elite, fondato sul pragmatismo, ma che vuol dire anche come si dice, disregard, non mi viene in italiano il termine, comunque un rifiuto di accettare le norme internazionali, anche un ordine che si sta fondando proprio sull'idea di avere poche norme essenziali, quindi un ordine non tanto fondato sulle norme, ma un ordine fondato sugli equilibri di potere, su un patto tra diversi poteri, tra diverse elite di potere. Proprio per questo ci possiamo chiedere quanto stabile possa essere un mondo così tanto elitario. Quando parlo di elitarismo, ecco, parlo per esempio degli accordi di Abramo, quindi un accordo tra appunto regimi, i regimi, soprattutto i regimi del Golfo e Israele, qualche altro regime della regione e Israele, il governo israeliano, e dall'altro lato appunto la normalizzazione con la Siria e le politiche in realtà che a livello regionale sta portando avanti sia l'Arabia Saudita e sia gli Emirati nel ridefinire i conflitti regionali, per esempio quello in Yemen oltre che quello in Siria, e nel portare avanti alcuni progetti economici. Tutto questo è qualche cosa che non passa mai il vaglio della popolazione, ma quando emerge, nell'ultima slide, che probabilmente non siete riusciti a vedere, avevo messo un'immagine di dei mondiali, di una partita in cui il Marocco ha vinto, adesso non mi ricordo quale partita aveva vinto, e
che cosa hanno fatto sia i tifosi sia i calciatori nel momento in cui hanno avuto una piattaforma in cui esprimersi, hanno mostrato la bandiera palestinese. Questo è molto indicativo di quale sia il completo divario, ormai la frattura così forte tra l'elite del potere e le popolazioni. E questo è una sorta di, a mio parere, di illusione, cioè c'è un'illusione realista per cui il pragmatismo e gli accordi tra diversi poteri possano garantire una stabilità del sistema, ma in realtà proprio il Medio Oriente già ci ha mostrato un po' più di 10 anni fa quanto poi regimi sempre meno in grado di essere appunto responsabili, di prendersi la responsabilità di fronte alle proprie popolazioni, possano scatenare delle rivolte popolari molto forti, molto dirompenti e transnazionali che poi scompaginano l'ordine sia a livello domestico che a livello regionale. Quindi mi fermerei qui e poi magari appunto ne continuiamo a parlare nelle domande. Scusate se sono andata troppo lunga. Grazie Marina, ti lascio la connessione, poi scrivimi se hai delle necessità che devi andare, mi ricordo mi avevi detto che avevi qualche impegno, non ti preoccupare. Senza rubare più tempo del mi sentite? Sì. Meglio. Senza rubare più tempo del necessario, chiedo ad Alessandro Ricci, visto quello che abbiamo detto finora, abbiamo cercato di dare un quadro anche un po' geografico, no? Penso ci siamo fatti un po' un giro del mondo. Con prospettive, diciamo, di in tutti gli interventi si percepiva un senso di cambiamento radicale in qualche modo, non necessariamente positivo o negativo, sicuramente molto complicato da seguire per la grande vastità di attori coinvolti e di fattori anche coinvolti. Per tornare appunto alla domanda del titolo, stiamo andando verso un nuovo equilibrio globale, nel senso la globalizzazione sta finendo o si sta trasformando secondo il tuo punto di vista? Grazie. La globalizzazione si sta certamente trasformando, in maniera radicale direi. Sono stati evocati dei concetti, l'idea dell'ordine multipolare, l'idea dell'equilibrio multilaterale. Aggiungo un terzo concetto che può essere messo sul campo, cioè quello dell'apolarismo, cioè dell'assenza di poli che potrebbe fare il paio con il multilateralismo. Io credo che il momento che stiamo vivendo di profonda rivisitazione di un ordine disordinato precedente a quello di questi anni sia un momento frutto fondamentalmente di alcuni equivoci, oltre che di alcuni passaggi storici che cerco di ripercorrere molto brevemente con voi in questo momento. Allora, intanto l'idea dell'ordine. Ma è veramente un ordine quello che si prospetta e quello che c'era prima? L'ordine unipolare. E forse lo abbiamo definito tale in virtù del primo equivoco, o meglio, del primo errore fatto dall'Occidente. Cioè di aver incardinato il discorso, di averlo imperniato su una visione profondamente etnocentrica, tutta incardinata geograficamente, geopoliticamente, sull'Occidente. È un Occidente che è stato incapace negli ultimi 30 anni, a partire dal primo momento fondamentale di apertura della nuova globalizzazione, vale a dire il crollo, o meglio l'abbattimento del muro di Berlino. Ecco, da quel momento in poi abbiamo adottato una e una sola visione, quella incardinata sull'Occidente. E ancora oggi, nella guerra in Ucraina, continuiamo ad adottare queste lenti che chiaramente distorcono il nostro sguardo, lo rendono molto parziale. Non so quanti di voi sfoglino i quotidiani italiani, i maggiori quotidiani italiani, ma quanta notizia si è data, quanta importanza, rilevanza si è data al vertice di Johannesburg? Zero. Praticamente zero.
nella miriade di informazioni, di dati a cui potremmo accedere. Quante volte avete sentito un telegiornale riferire delle parole, dei discorsi espressi da Putin? Zero, quasi zero? Eppure dovremmo, se non altro per una questione analitica e di comprensione dei fatti, riuscire a comprendere le ragioni dall'una e dall'altra parte, sempre uscendo dall'errore di base di pensare che si sia svegliato male una mattina Putin e si sia trasformato in Hitler, un po' come è stato descritto nelle prime settimane del conflitto. E questa visione profondamente etnocentrica è frutto di un altro equivoco fondamentale relativo alla globalizzazione. Noi abbiamo definito globalizzazione, intendendo con questo termine, un mondo che era soltanto apparentemente più unitario, più omogeneo, che soltanto apparentemente, o meglio, soltanto secondo una certa prospettiva politico, ideologica e culturale, si riteneva ormai superato nella sua suddivisione in confini. Il mondo, dalla fine della Guerra Fredda, ha visto un susseguirsi incessante, non solo di confini, di barriere, di nuove nazionalità, basti pensare a tutto il mondo ex sovietico, pensiamo ai Balcani occidentali, pensiamo a quelle realtà nazionali riemergenti dopo la fine della Guerra Fredda, che, tenute poco in considerazione, hanno portato a ribollire di identità etniche, territoriali, nazionali, linguistiche e talvolta religiose, che poi sono deflagrate nei conflitti che ben conosciamo. Abbiamo pensato che la globalizzazione fosse un processo irreversibile, tendente a superare la conflittualità. Anche qui, non vedendo ciò che era sotto ai nostri occhi. Negli anni 90 ci siamo intrisi di una retorica americano-centrica, chiaramente, tutta dettata sul superamento della storia, per citare il notissimo e fallimentare prospetto culturale formulato da Fukuyama. La fine della storia significava non solo la fine dell'elemento storico, ma anche dell'elemento geografico. Questo è un tema su cui, a mio avviso, si è poco dibattuto. Ma l'errore prevalente di Fukuyama, oltre a quello di non considerare un fatto fondamentale della storia, vedendo le relazioni internazionali nel loro progressivo processo storico da sempre, cioè l'elemento conflittuale, identitario delle appartenenze, e a mio avviso, su questo dissento da chi mi ha preceduto, a mio avviso l'elemento identitario continua a essere fondamentale, anche quello religioso, proprio la questione dello Stato islamico ci mette evidentemente di fronte a un fatto. Le identità religiose continuano a essere un fattore dirimente delle relazioni internazionali. In una delle sue ultimissime interviste, lo stesso Putin riferisce di quanto l'Occidente abbia cercato di tenere sotto scacco l'identità ortodossa russa e di trasformarla in qualcos'altro. L'identità ortodossa è un grimaldello fondamentale per l'unità interna al mondo russo, alla realtà russa. Ebbene, in quella prospettiva degli anni 90 di superamento delle barriere, non ci si accorgeva di ciò che avveniva nei Balcani e nella realtà ex sovietica, ma non ci accorgevamo nemmeno dell'elemento conflittuale che era veramente nel cuore dell'Europa. Oggi si parla della guerra in Ucraina come di una guerra nel cuore dell'Europa. Beh, geograficamente, scusate, ma metto un po' in discussione questo concetto. Se io avessi chiesto 2 anni fa a un qualsiasi mio studente del primo anno dove si ponesse l'Ucraina rispetto all'Europa, beh, nella migliore delle ipotesi qualcuno mi avrebbe detto ai margini del continente europeo. E oggi si parla della guerra in Ucraina come di una guerra nel cuore dell'Europa. Ma la guerra nel cuore dell'Europa ce l'abbiamo avuta per 10 anni negli anni 90. La guerra nei Balcani occidentali, 200 chilometri, non 2000 chilometri, da noi, dal vero cuore dell'Europa. E
Questi sono equivoci della globalizzazione che non abbiamo mai risolto. Abbiamo tacciato chi è un po' più grande, se lo ricorderà, ma ricordo benissimo il dibattito all'inizio degli anni 2000, quando cominciavo a frequentare l'università, scienze politiche e relazioni internazionali. Ebbene, il contraltare di Fukuyama, vale a dire Huntington, veniva trattato come una sorta di folle reazionario neocon guerra fondaio, eppure aveva posto in luce alcuni elementi che la realtà odierna ci riporta a galla prepotentemente. Una delle linee di faglia che aveva individuato nella sua realtà mondiale, suddivisa in 9 macro regioni, in 9 grandi spazi, era la linea di faglia che suddivide esattamente l'Ucraina e che divideva il mondo occidentale da quello ortodosso, e non casualmente si riferiva al mondo russo e russofono come un mondo ortodosso. E poi un mondo più pacifico, quello della globalizzazione, non solo i Balcani. E anche nella retorica comune sentiamo sempre parlare dell'Europa, potrei chiedervelo e rispondereste in coro, l'Europa che ci ha garantito 70 anni di pace. Ho visto qualche labbra e effettivamente il coro ci sarebbe stato. 70 anni di pace. In quei 70 anni di pace abbiamo dimenticato i Balcani in una guerra fratricida basata su elementi etnici, confessionali. Caspita, la confessione religiosa nei Balcani ha avuto un ruolo preponderante, direi. Preponderante. E poi abbiamo dimenticato ciò che abbiamo fatto nel resto del mondo. Queste sono no colpe dell'Occidente. Ciò che è avvenuto nel 2001, in virtù di una rivendicazione religiosa, l'attacco alle Torri Gemelle, l'11 settembre, che ha scatenato quella che è stata definita in un assoluto inedito storico, la guerra globale a che cosa? Non al terrorismo, badate bene, cioè un'entità più o meno definibile, ma la guerra globale al terrore, vale a dire a un sentimento. Ditemi se c'è qualcosa di più vago di un sentimento. Come fai a combattere contro il terrore? Il terrore è ovunque e dunque la guerra è senza quartiere. Non c'è più alcun limite all'esercizio della forza. La guerra in Afghanistan e in Iraq sta a testimoniare il tentativo di preservare quel momento unipolare che è un cardine fondamentale di tutte le amministrazioni statunitensi dal 90 in poi. La preservazione del momento unipolare che accomuna democratici e repubblicani, indistintamente, secondo diverse linee tattiche e strategiche, chiaramente, ma l'obiettivo fondamentale è quello di preservare quel fragile momento unipolare che si era stabilito negli anni 90 e che è frutto di quegli equivoci di cui stiamo parlando. E poi c'è un altro momento fondamentale che rappresenta uno scenario ancora dirompente. È il 2011, guardate, c'è quasi una cadenza costante ogni 10 anni. 89, 91, 92, 2001 e poi 2011. Rappresenta un momento di svolta non solo per il nostro paese, per l'intervento di quell'apparato tecnocratico che ha sostituito di fatto quello politico per circa 10 anni, ininterrottamente, ma è un momento di radicale importanza per ciò che è stato evocato nell'intervento precedente. Un momento di sconquasso di un ordine molto fragile del vicino Oriente e del Nord Africa, che ha provocato un'ulteriore crisi, quella migratoria, che oggi si sta scatenando in maniera ancora una volta forte, fortissima, a Lampedusa, come vediamo dalle immagini che provengono dall'isola. Ma nel 2011 abbiamo l'indebolimento dell'ordine unipolare che si evince chiaramente non solo dalla mancata efficacia dell'intervento statunitense in Siria. Lì, anche lì abbiamo fatto finta di non vedere quanto sia stato importante e rilevante l'intervento militare russo al fianco di Bashar al-Assad, ma anche in Libia. Badate, quell'ordine disordinato della globalizzazione, che era tutta una globalizzazione incardinata sull'Occidente,
si basava sulla preponderanza della superpotenza americana. E la superpotenza, una superpotenza globale, è tale perché può intervenire, ha la capacità di intervenire in maniera immediata ed efficace in ogni scenario del mondo. Questo nel 2011 si incrina inevitabilmente. In Libia che cosa avviene per la destituzione di Gheddafi? Che in virtù della risoluzione dell'ONU 1970 non interviene primariamente in prima linea la potenza, la superpotenza statunitense. Intervengono prima Gran Bretagna e Francia, in seconda battuta gli Stati Uniti e poi l'Italia dalle retrovie successivamente. E anche lì rappresenta un simbolo dell'incapacità statunitense di garantire quello che abbiamo definito l'ordine unipolare, ma che ordine non era. Era un ordine profondamente disordinato. Così come gli ultimi 3 anni. Altro momento, dopo 10 anni, non solo il Covid, che cerco di lasciare in disparte, anche lì, tutta la nostra retorica, narrazione sul Covid e le misure adottate è una retorica che si è basata su una suddivisione della mappa mondiale chiarissima. I paesi della NATO che hanno agito nemmeno compattamente, ma in maniera più o meno omogenea verso certe politiche, secondo certe direttrici, altri paesi che hanno agito in maniera completamente diversa e che abbiamo fatto finta di non vedere. È interessantissimo osservare, ad esempio, la mappa degli obblighi vaccinali e dell'adesione alle campagne vaccinali nel mondo ex sovietico. C'è stata un'adesione bassissima a quelli che sono stati, per molti intesi, come obblighi da parte dello Stato centrale. Ma poi arriviamo al 2022. E certamente la guerra in Ucraina apre un ulteriore scenario di crepa di quell'ordine della globalizzazione teoricamente unipolare, e che stiamo vedendo è tutt'altro che ordinato. Perché? Perché Putin, forse come effetto collaterale di una campagna militare non pienamente riuscita, su questo a mio avviso non c'è alcun dubbio, ma come effetto collaterale ha incentivato quel processo di, a mio avviso, sì, opposizione all'Occidente, caspita. Prima si diceva, no, forse le spinte ideologiche anti-occidentali stanno venendo meno, a mio avviso sono evidentissime oggi, nell'allargamento dei BRICS e nel tentativo di fare quadrato da parte di questo organismo che teniamo sotto traccia ma che sta emergendo e rappresenta una porzione, rappresenterà dal 2024 una porzione imponente della realtà mondiale, non solo dal punto di vista del PIL, ma anche della popolazione. Questo basta? Non lo so, vedremo. Certamente dobbiamo uscire da questi equivoci per comprendere meglio la realtà mondiale, i cambiamenti che sono in atto, che per quanto ad alcune amministrazioni occidentali non piacciono, ma dobbiamo osservarle con un occhio, a mio avviso, scevro da utopie che erano state elaborate negli anni 90 prevalentemente, ma che guardi alla realtà con un occhio molto più realista. Grazie. Il fiatone per siamo andati in velocissimi, no, abbiamo fatto lo scatto finale. Diciamo, hai tirato tu le conclusioni, io non ho niente di più intelligente da aggiungere. Siccome il mio naso è già abbastanza lungo, ho detto che ci sarebbe stato lo spazio per le domande. Lo spazio non c'è, ma io ve lo do lo stesso, quindi però sciogliamo la formalità e quindi con la preghiera semplicemente di fare domande un attimo circoscritte, per consentire anche risposte circoscritte, potete, magari alzando la mano, ma rivolgervi direttamente all'interlocutore a cui ritenete sia più opportuno fare la domanda. Si deve venire a fare al microfono, magari. Al microfono, sì, ma al registratore o quello? Quello là. Va bene, va bene. Chi è? Prima tu? Se c'è più persone, magari si mette di una fila, così facciamo più domande. Allora,
Allora, mi rivolgo soprattutto al generale Mini e al... Alessandro Ricci. Al dottor Ricci. No, no, lo conosco, tra virgolette, perché ho contato la scala di geopolitica.info, quindi comunque ci siamo ricordati di lui. Vabbè, oltre a essere completamente d'accordo con quello che avete detto, riallacciandomi alla questione del blocco, diciamo così, anti-occidentale, che è anche un po' un blocco contro la narrazione mainstream americana, c'è il libro di Lucas Steinman, che ha scritto, un giornalista freelance che ha seguito la guerra in Ucraina dal fronte rosso, e nelle interviste che faceva alle persone in giro per l'Ucraina, il Donbass, si evince proprio bene questa sorta di astio da parte delle persone verso l'Occidente, verso la narrazione, più che verso l'Italia in sé, proprio verso il blocco americano, inglese e francese, quindi verso i paesi che anche da parte degli Stati Uniti sono considerati il centro dell'Occidente, della narrazione occidentale. Quando se ne parla. Esatto, e qua sembra che siamo un po' stupiti da questo punto di vista. Qui si dice il contrario, qui da noi c'è il contrario, no? In che senso? Non ho capito. Vabbè, ora si apre la discussione. Sì. Vado veloce, se no. E dall'altra parte invece c'era una domanda, anche questa riflessione, la questione dell'Africa. A me interessa soprattutto da un punto di vista energetico, delle materie prime, delle terre rare, ma anche per quanto riguarda la Cina. L'Africa appunto è stata ignorata negli anni senza prenderci le responsabilità, lasciando perdere la retorica di li abbiamo sfruttati, lasciando perdere questa che è anche un po' paternalistica nei loro confronti, qua che mi viene da dire, senza vederli come soggetti che possono agire ad oggi a livello internazionale. Non è tipo una sorta anche di deresponsabilizzazione nostra? Noi non riconosciamo la loro esistenza, le nostre colpe, li vediamo come inferiori a livello di intelligenza, addirittura arrivare a dire queste cose, per non entrare in contatto con loro e vederli come possibili partner invece commerciali, per esempio nella transizione energetica, perché necessitiamo di quei minerali noi, invece di sfruttarli, vedendo come ha fatto la Francia appunto, vederli come dei partner. Grazie. Comincio io a rispondere un attimino. Cerco, no, se no poi non ce li. Io, almeno io, sono grande. A Roma si dice che quando hai 60 anni sei anziano, 70 sei vecchio, 80 sei grande. Io sono grande, ricordami. E non mi ricordo più perché. Sì. La narrazione è stata una cosa incredibile, ma se io adesso dovessi qui mettermi a confutare tutta la narrazione che abbiamo ricevuto noi da nostra parte occidentale, passerei per quello che mi hanno già definito un putiniano, un putinista, un tutto. Allora, io ho preso come mio riferimento un putiniano doc, che è un americano, colonnello, militare, che parla in televisione almeno da 40 anni, che si chiama McGregor, no? Il quale nell'ultima sua intervista ha detto tutto quello che ci è stato, come inizio, tutto quello che ci è stato detto dai media mondiali sulla Russia e l'Ucraina è una bugia, tutto. Cioè lui non salva niente, dopodiché si mette a elencare tutte le varie fasi della guerra e i vari elementi, a partire da quello delle perdite. Per cui il buon McGregor, che ha fatto i conti sulla base ovviamente delle sue fonti, e questo ha dato dei numeri che io ho riportato in un pezzo per il Fatto Quotidiano, dei numeri che sono allucinanti. Nessuno in Europa, nessuno, ma nemmeno in America, pensa veramente a quale sia il danno. Io ho considerato questo tipo di numeri, 500.000 di morti, di cui 400.000 solo ucraini. Questa è una cosa. Io ho definito questa guerra e sostengo lo sforzo di far capire che non va risolta con l'intervento militare, perché non ci si fa, non è quello lo strumento. Bene, in questa guerra noi stiamo assistendo alla fabbrica di bare, alla fabbrica di morti, alla fabbrica di vedove, alla fabbrica di orfani. Se questo è quello che vogliamo per l'Europa, allora va bene, prendiamo anche la narrazione di tutti gli altri. Sono d'accordo completamente sul fatto che non tanto siamo stati ingannati, ci siamo voluti ingannare da soli.
perché quando il buon Borrell dell'Unione Europea ha emanato due giorni dopo l'invasione il regolamento sulla censura sulle tutte le fonti che venissero che non venissero dalla parte dell'Unione Europea, e ha fatto censura militare, censura di guerra da parte di un'organizzazione che non ha nessuna autorità per dire una cosa di questo genere. Un burocrate come Borrell si è preso questa responsabilità, se l'è presa. Bene, da per quel momento in poi noi siamo stati privati e abbiamo accettato questa privazione della seconda campana, che, come diceva il professore, a noi due campane servono, adesso non mi ricordo quale di due campane, o almeno due, servono sempre, se non altro per fare le analisi, e se non altro per leggere al negativo quello che al positivo non si riesce a vedere. Allora, io finisco qui, spero che adesso di aver rafforzato l'impressione che sono un putiniano. Va bene, non lo sono, però riconosco una cosa, guardate, 16 marzo 2022, cioè 20 giorni dopo l'invasione, Putin raduna tutti i suoi responsabili amministrativi delle repubbliche confederate e degli oblast che fanno parte di queste repubbliche. Fa un discorso che sono qualcosa come 5-6 pagine, che io vi consiglio di andare a prendere. Cliccate discorso di Putin 16 marzo a queste persone. Questo è di un pragmatismo e di un realismo assoluto. Si rende conto che la guerra sarà lunga e dà le disposizioni, il 16 marzo dà le disposizioni perché l'economia si prepara a salvaguardare l'integrità interna della Russia. Si metta in piedi un sistema per garantire il supporto alle forze armate, quindi alla produzione bellica, e anche la regolazione delle esportazioni e delle importazioni e la scelta dei paesi dai cui importare e che cosa importare, in modo che il popolo russo non soffra ulteriormente quello che dovrebbe già soffrire per quanto riguardava le sanzioni. Io dico la verità, quando l'ho letto il 17 di marzo, perché l'ho letto il 17 di marzo, ho detto, qui stiamo, non solo stiamo sentendo delle campane sbagliate, ma qui l'unica lungimiranza e l'unica vista lunga anche del conflitto la vediamo da quello che noi tutti quanti riteniamo sia un imbecille che si è svegliato, come diceva il professore, una mattina e si è erto a fare l'Hitler della questione. Ora, se noi abbiamo voluto accettare questo tipo di narrativa, è stata anche una nostra responsabilità fondamentale. Abbiamo la sola scusante che non potevamo fare altrimenti, perché ci veniva detta solo questa cosa. Però anche nel libro ho detto la mia opinione su quella che è una cosa comune, Tina, che non è il nome della mia Golf che non ho. Tina è There is no alternative, è l'acronimo di una, non è una scienza, ma di un approccio politico a tutte le operazioni militari che sono incominciate a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non avevamo alternative, non è vero. Ci sono sempre alternative, se non ci sono bisogna inventarle, e questa invenzione la devono fare prima di tutto i politici e i diplomatici. E dopo si può anche inventare il tipo di operazione. Noi non abbiamo fatto questo. Abbiamo adottato There is no alternative. Un nostro ministro degli esteri in carica ha detto che siccome c'è la guerra noi non possiamo più parlare, non si negozia più. E quando scarpita dobbiamo ragionare, se non ragioniamo nel momento in cui abbiamo questo. Grazie. Scusa Fabio, un secondo solo. Siccome Marina deve disconnettersi, le lascio solo un secondo la parola per salutarci. Un secondo a Marina è un'ora e mezzo. Eh? Marina, ci senti? Sì, vi sento, mi spiace. Devo andare. Ok, grazie. Grazie Marina. Grazie a voi. Ciao, ciao. Se posso aggiungo...
aggiungo una battuta a quanto ha detto correttamente il generale Mini. Certo è facile fare la diplomazia in tempi di pace, la diplomazia serve per dirimere le questioni conflittuali, è chiaro, ma la diplomazia è sparita dallo scenario collettivo. Per rispondere sull'Africa, anche lì il ribollire dell'Africa di questi mesi deriva anzitutto da un movimento di protesta nei confronti di come i paesi occidentali hanno continuato a trattare i paesi africani. Ora, da qui ad arrivare all'idea del multilateralismo ce ne passa, nel senso che a mio avviso, per riprendere l'argomento iniziale che vi avevo proposto, multilateralismo, multipolarismo, eccetera, a mio avviso davvero il destino al quale siamo diretti è quello del multipolarismo, è inevitabile che ci siano delle forze preponderanti a livello regionale, questo la teoria geopolitica ce lo spiega davvero sempre, ce l'ha sempre spiegato nel corso dei decenni. E il multilateralismo è, a mio avviso, una patina retorica che collima in parte con una realtà che si cerca di far avanzare, cioè quella di rapporti più paritari tra i paesi, ed è quella che stanno proponendo Russia e Cina e l'allargamento dei BRICS. Su questo i rappresentanti di questi paesi stanno insistendo moltissimo. Anche qui però dobbiamo stare attenti a non confondere la retorica, l'utopia con la realtà dei fatti. Il mondo semplicemente multilaterale o apolare, a mio avviso, è un'utopia. Posso aggiungere? Sì, prego. Sì, magari aggiungo una cosa riguardante il fattore identitario russo, che vi ho preso in considerazione e che secondo me è molto importante analizzare, anzi è molto importante comprendere da un punto di vista storico-culturale, perché probabilmente se ci fosse stato maggiore dialogo nel corso degli ultimi due decenni tra questo fantasmagorico blocco occidentale e la Russia, probabilmente questa guerra non sarebbe neanche scoppiata. La comprensione del fattore identitario storico-culturale che cosa ci doveva permettere di capire? Che questo pressante contenimento che gli Stati Uniti d'America e i suoi soci occidentali hanno portato avanti a partire da fine anni 40, inizio anni 50 del Novecento, George Kennan, la teoria del contenimento, la tattica del contenimento, eccetera, eccetera, che poi si è andata a consolidare, a rafforzare, a potenziare sempre di più nel corso degli anni 90, quindi dopo la fine dell'Unione Sovietica, con l'entrata all'interno della NATO, dei paesi dell'Europa orientale, la Polonia e tutti gli altri. Insomma, ci va a permettere di comprendere che la Russia, per i russi soprattutto, quindi la collettività russa, percepiva questo contenimento come un soffocamento, come uno strangolamento, come un isolamento nei confronti dell'Occidente, con il quale invece era importante instaurare un dialogo e con cui è importante instaurare un dialogo per cercare di ridisegnare l'architettura securitaria continentale. Perché i russi percepivano questo contenimento come una sorta di soffocamento? Perché storicamente è sempre stato così. Dal 600 a oggi, di fatto, i russi hanno sempre subito una grande invasione proveniente da Occidente, una ogni secolo. Nel 600, tra il 1610 e il 1613, il periodo dei sorbidi, particolarmente turbolento, che ha portato i polacchi a invadere la Moscovia. All'inizio del 700, la grande guerra del nord con l'esercito svedese, che ha tagliato a metà, di fatto, l'impero zarista, fino alla sconfitta di Carlo XII nella battaglia di Poltava del 1709, all'inizio dell'Ottocento la grande armata napoleonica, all'inizio del Novecento l'invasione da parte della Germania nazista, la grande guerra patriottica che è sempre stata ripresa, e poi il sentimento russo si è manifestato ancora di più plasticamente con un sondaggio portato avanti dal centro Levada, da Levada Center, che è uno dei centri di sondaggistica indipendenti, insomma, all'interno della Russia, il quale tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, ancora prima dell'invasione russa del 24 febbraio del 2022, che ha accentuato il conflitto che già esisteva a partire dal 2014, avevano, insomma, questo sondaggio chiedeva alla popolazione russa chi erano i personaggi storici più importanti e che hanno fatto di più, ecco, per la grandezza della Russia, e i russi rispondevano con il 30% al primo posto Stalin, poi Lenin, poi Pushkin, al quarto posto Pietro il Grande e al quinto posto Putin.
Quindi già questo ci permetteva di comprendere, ecco, quale fosse il sentimento della collettività russa e quanto fosse sia ancora molto importante comprendere da un punto di vista storico, culturale, artistico, che cos'è la Russia, che cosa vogliono, quali sono i sentimenti, le percezioni, le paure e i desideri dei russi stessi. E quindi non, ecco, evitare, come è stato successo, per fare una battuta, al vertice NATO di Madrid fine giugno 2022, di eliminare l'insalata russa dal menù, perché era l'insalata russa, ma addirittura la cosa ben più peggiore è quando poi, dopo, ecco, è scoppiato, ecco, il conflitto, al professore Paolo Nori era stato impedito di tenere il corso su Dostoevskij, mi sembra, all'Università Bicocca a Milano. Ecco, quindi è ovvio che se non c'è dialogo e non c'è comunicazione, non c'è comprensione culturale, ed è lì che allora si scatenano e si accentuano ancora di più i conflitti. Poi, per quanto riguarda l'Africa, certo, abbiamo portato avanti una retorica profondamente paternalistica, profondamente razzista. È importante anche lì portare avanti invece un dialogo e un'apertura di natura culturale, politica, diplomatica, trattando gli stati africani come soggetti paritari. A livello strategico ci conviene per la transizione energetica. Giustamente, sotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda i giacimenti minerari, per quanto riguarda gli idrocarburi, per quanto riguarda le rotte migratorie, anche perché, prendendo in considerazione l'Italia soprattutto, andremo a dipendere sempre di più dalle risorse, dagli idrocarburi, petrolio, gas provenienti dall'Africa, in particolar modo dall'Algeria, che in questo processo di diversificazione energetica sta diventando il principale partner energetico gasiero dell'Italia e di fatto anche dell'Europa. Comunque qui mi fermo, almeno c'è spazio per altre domande.